parliamo probabilmente di uteri in affitto o addirittura di vendita di minori. C'è l'ombra del traffico di minori su una storia che arriva dal Garda, da Toscolano Maderno. Una bambina, due donne, un uomo e un DNA che non combacia. Sono questi gli ingredienti che hanno portato alla luce una vicenda intricata e ancora in fase di sviluppo. Andiamo con ordine. Tutto nasce dall'iscrizione all'anagrafe di una bambina nata a Gavardo da parte di una coppia, lui italiano, lei straniera. Dagli accertamenti dei carabinieri risulterà che i due non hanno legami. L'uomo in paese vive infatti con un'altra donna impossibilitata ad avere figli. È a questo punto che i militari dell'arma scoprono quanto accaduto. Intanto viene denunciata per abbandono di minore la madre naturale, che si era resa irreperibile, e contestualmente viene chiesto appunto un esame genetico al fine di confrontare il DNA del padre con quello della bambina. Questo esame darà appunto un responso inquietante, in quanto appunto affermerà che non è il padre naturale. E di conseguenza viene chiesto l'allontanamento da quell'abitazione della bimba. Ora la bambina, che ha 6 mesi su ordine della procura, si trova all'interno di una comunità protetta. Le indagini proseguono e portano all'estero, alla ricerca della madre naturale della bimba, denunciata per abbandono di minore. Per l'uomo, che ha registrato la nascita della piccola, è scattata una denuncia per alterazione di stato. La sua compagna, al momento, invece, non è indagata.